Un weekend fantastico sulle tracce del drago. Torna infatti alla villa comunale dell'Aquila a Palazzo dell'Emiciclo la manifestazione giunta al decimo anno che dà vita a un mondo fantastico dove il gioco diventa un elemento di cultura. Le differenze sono premiate come l'originalità. La manifestazione abruzzese giunta alla decima edizione immerge nell'universo immaginario appassionati ma anche curiosi, studiosi, bambini e adulti. L'evento sviluppa i temi della riconciliazione e della famiglia fondamentali nella grande epica europea e nelle più importanti saghe fantasy. Il fantastico, la storia e il medioevo eroico, la mitologia di Tolkien. Sono questi i temi delle serate sulle tracce del drago che nell'edizione 2019 ospita una piazza d'armi con esibizioni di maestri della scherma, l'arte della spada tradizionale, concerti di musica, una mostra di miniature fantasy, dibattiti, presentazioni di libri laboratori, giochi di ruolo e da tavolo e tanto altro ancora per il divertimento di grandi e piccini. Di grande spicco il convegno Pensare, raccontare e disegnare l'arte della guerra, una conversazione plurale con Giuseppe Rava, Alessandro Sansoni e Piero Visani. In particolare il maestro Rava, tra i più acclamati artisti internazionali sulle tematiche militari, è stato presente anche nello stand della Scuola del Fumetto Abruzzo, dove ha incontrato i più giovani per parlare di disegno, pittura, illustrazione e per presentare il suo ultimo gioco, Napoleon Saga. Sicuramente lo scenario è eccezionale, bellissima la piazza, almeno la piazza dove siamo noi, di L'Aquila, che io non avevo mai visto, lo scenario delle colline attorno, il clima ottimo e poi si parla di quella che è la mia passione, quindi l'illustrazione storico-militare che è, diciamo che è la mia ragione di vita e tant'è, insomma, di meglio non poteva essere.